Bella lì. Dopo questo fantastico mega ultra iper concertino, direi di mettere qualcosa di un pochino più tranquillo. Fantastico. Allora, fermi tutti. In teoria, troppo basso, troppo alto, giusto? Ok, ti prego dammi un segno, tanto dopo questo video qua lo carico su YouTube. Allora, spero che vada bene, dei. Passo ancora un po', magari. Allora, Pokémon Dance, cosa? Allora, sì, beh, anzi, sai cosa faccio? Però non posso da qua. Così che posso. Vado a controllare. Subito. Faccio prima. Un po' basso. Iniziamo un po' allora. Dismiss. Allora, abbasso un attimo il microfono. Prova, prova, prova. In teoria adesso dovrebbe andare bene. Cioè almeno dovrebbe andare abbastanza bene. Teoria. Caso mi direi di abbassare. Più che altro questi controller mistici di OBS mi fanno sempre ridere. E OBS si è... Oh mio Dio. E OBS è migliorato per Mac. Cioè ora sembra quasi di avere un computer Windows per altro. Comunque, io direi che cominciamo. Ora, mi è arrivato il pacco. Fantasticamente. Ed è codesto. Ma ti immagini se dentro c'è tipo della frutta? Farebbe straridere come cosa. Però insomma. Allora, apriamolo. Tanto qua linguetta rossa, si vede che c'è professionalità. Bisogna tirare, tirare, tirare. Tirare, madonna. Forse il caso si è sposto tutto un po' più indietro. No, 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 cosa sto toccando? Cosa sto toccando? Ok. E here we go. Scusami. Scusami, scusami. Eh sì. Here we go! Però io direi no. Fermi tutti. Vabbè. Io direi che facciamo così. Eccola. E bella lì per Mario. Ma che sogno, eh? Cos'è sta roba? Oh mio Dio! Allora, intanto per specificare, questa qua è... A parte che c'è la fibra, quindi 32 GB, posso un po' puppare. Allora, sì, ho preso la Steelbook. Al day one, steelbook più altre cosucce che vedrai dentro. Però già questo Mario mi... Here we go! Allora.
100% riciclato. Ecco. Interessante. Allora, prima di tutto troviamo questa. La nostra fantastica borraccia di vari colori da mezzo litro, immagino. Quasi sicuramente è mezzo litro. E andiamo subito ad aprirla. Beh, è molto figa. È molto figa. Adesso anche la mostro. E per mostrarla, vabbè, prima poi, cioè, intanto la mostro qua, poi vado nel dettaglio. Questa qua è la borraccia con il Pokémon bicicletta e il Pokémon motoretta. Molto divertenti comunque i Pokémon motoretta e i Pokémon bicicletta. E intanto la posizioniamo qua con la nostra carta riciclata. Alzo un po' il volume magari. Prova, prova. Ok. Prova. Prova. Ok. E intanto come la nostra bottiglietta. Togliamo ancora questa carta riciclata. Il nostro Super Mario è intero. Buongiornissimo Super Mario. E troviamo immediatamente la nostra agenda del primo dell'allenatore, non so come l'hanno chiamata, tipo agenda, vado subito, mi sto perdendo. Allora, questa qua è l'agenda, oh no, aspetta, mail, ok, no, aspetta, no. Servizio clienti telefonico, non è questo. Mio caro Nintendo, dove sei? Notifiche Amazon, Nintendo, eccolo qua. Più blocco appunti, primo compagno. Eccolo qua, il prezzo delle essenze, certamente. Questo qua è libretta appunti, primo compagno. È una semplicissima agenda. Comunque, poi la mostrerò meglio, insomma. Mi sono attrezzato anche per quello. E poi, per ultima cosa, abbiamo la nostra Steelbook, che devo dire che è veramente bella. Cioè, qui dietro c'è il secondo gioco. E questa Steelbook non la toccherò mai. No, scherzo, la apro. Però è bellissimo, comunque. E poi, ultimo, ma non ultimo, abbiamo il nostro Pokémon motocicletta elettrica. Un vivace open world ti aspetta, nuovi Pokémon, avventure sconfinate. Le specie Pokémon possibili trovare, la frequenza in cui certi appaiono, i personaggi che si possono incontrare durante l'avventura e altri elementi di gioco sono diversi da Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Le lotte, gli scambi e le funzioni di comunicazione e di versione sono compatibili con entrambe le versioni. Vabbè, ci credo. Ok, qui dentro poi per il resto è completamente vuoto. Abbiamo solo un Super Big Mario. Quindi Big Mario torna al riposino. E adesso passiamo all'elemento succoso di questa. Allora, vediamo se mi ricordo come si fa. Uno. E due. Ok. Perfetto, sto usando il fantastico iPhone per inquadrare meglio. Niente, questa è la versione, intanto partiamo dal retro, cioè facciamo in retromarcia. Pokémon Violetto, fantastica, cioè, oh, come sempre. È da anni che non prendo gioco del One comunque, veramente anni. E niente, cioè sembra un classico cofanetto di un qualsiasi classico gioco Pokémon. Non mi dice niente se non questo Violetto, che sicuramente sarà la versione migliore, insomma. C'era Pokémon Preistoria e Pokémon CPU. E quindi, e questo è quanto. Scopriamo, no, ci sto leggendo qua una cosa. Allora, c'è la terra cristallizzazione, il cagnetto del cavolo, il porco e la moto. Buongiorno. Cioè, perché lei sorride e lui è triste? Perché sei così combattuto, amico? Poi abbiamo Chinatown, abbiamo una signorina abbastanza triste, abbiamo un
lo spione che spia l'ex fidanzata dalla finestra del caffè con il nuovo ragazzo. Abbiamo la casetta gialla, vabbè. E abbiamo la casa del genio delle tartarughe di Pokémon di Dragon Ball Z. Pro controller compatibile 111 e qui direi che abbiamo praticamente tutto. Vi rimostro la artwork di questa fantastica cofanetta. Ah, bello, insomma, niente di che. Passiamo al succo. Allora, questa qua è la scatola. Insomma, di una classica borraccia. L'unica cosa interessante, magari qua sono tutti i loghetti che ci hanno messo istituzionali per rendere una borraccia un po' più bella, però non non ha nient'altro. Però vediamo la borraccia in sé. Intanto, eccola, gà. Borraccia con Pokémon. Oh no, è finita la canzone. Fermi tutti, fermi tutti. Non è vero che è finita. Abbiamo Pokémon bicicletta elettrica e Pokémon bicicletta a pedali con i tuoi muscoletti. Devo dire che ho scelto l'altro al posto di questo perché sto qua chiaramente è molto fiero, ma questa boh, corona che ha da Kukulkan mi fa abbastanza cacare. Lui mi sembra bello fiero. E quindi insomma è una borraccia. La facciamo, la apriamo. E dentro possiamo vedere. Oh mio Dio, dentro è una borraccia. Fine, insomma, non ha nessun'altra valenza, insomma. Vabbè, è simboletto dell'oro che si può mangiare e bere a sbaffo. E niente, mi sembra anche. Cioè, in realtà sembra anche fatta molto bene come borraccia. C'è la sua guaina, dentro è plastica. Speriamo che non perda. Ma tanto non la useremo mai, assolutamente mai. Anzi, la rimetto dentro la sua scatola. E diventa un pezzo da collezione. Andiamo avanti. Abbiamo la nostra fantastica agenda del primo compagno. Allora, intanto vediamo i tre starter, che l'unico che so è Fuecoco, che sarà il mio unico amico. Immagino, perché io da che mondo in mondo sono un uomo solo fuoco, no, scherzo. E, però il Daffy Duck fascista lascerei stare, Fuecoco mi piace un pochino di più. Il gatto Lupin, lì la gatta nera. Oh mio Dio, aspetta, devo abbassare un po' il microfono. La gatta nera, che in realtà qui l'hanno fatta verde per scopi di copyright, non mi piace. Però insomma, l'agenda non ha nessun tipo. Non ha nessun tipo di dettaglio, qua è scritto The Pokémon Company, chiaramente Nintendo deve mettersi dappertutto. E c'ha qui i tre starter. Sono disegnati in basso rilievo, quindi sono incisi, diciamo. Però sono fatti molto bene. Poche sbavature, poco, sono abbastanza. È un'agenda, cioè, chi se ne frega, ok. E niente, dai, apriamola. Che sto tanto qua a parlare. Allora. Attrezzi del mestiere li ho? No, direi di no. Allora. Attrezzi del mestiere. Adesso andiamo a rovinare l'agenda, da buttare via tutto e ricomprare un altro steelbook. Eccolo. Allora. Eccola qua la nostra bellissima agenda. Adesso vedete anche un po' senza riflesso. Guardate anche un po' la sua lucentezza. Tra l'altro, c'è la telecamera sporca? No problem. Niente, come abbiamo già visto, la apriamo. Al tatto in realtà sembra anche ottima. L'unico problema, tipo per le persone che sudano come me, è carta, quindi si rovinerà subito. Però, vabbè, prima pagina, name, address, phone, email, www, ci metti anche il tuo sito internet per ricordarti che sei un imprenditore di successo. E poi, straordinariamente, non c'è niente. È una classicissima agenda con dentro il nulla. Per carità.
Mi aspettavo qualcosa di più. Sì, però. Ed è poco un company, insomma. Chi. Cioè, cosa vuoi aspettarti? E cosa c'è scritto qui? Allora, Mint Products. Christoph Rutoff Weg. Non so, sarà un indirizzo, immagino. Scopriamolo. E poi volevo un attimo capire che cos'è questa sezione. Beh, questo non l'ho mai visto. È tipo un porta documenti. Vediamo se riesco a mostrarvelo decentemente. Ok, questo è un porta documenti, ok? In cui in sostanza tu ci infili le tue cose e poi chiudi, ti chiudi la tua agenda. Beh, inutile, insomma, io non l'userò mai, quindi è una bella agenda comunque. E chiusa. Si vede esattamente così. Aggiungiamo anche un po' il telefono così magari vedete anche meglio. Si vede così. C'è anche il segnalibro, cioè il segnapagina, diciamo. Carina. Niente di che, niente di così spettacolare. Chiaramente togliamo subito questo laccetto che va a rovinare tutto quanto, però lo rimettiamo qui al suo posto. Ok. L'agenda è andata. Successivamente abbiamo ultima, ma non ultima, la nostra steelbook. Che andiamo subito ad aprire in realtà. Tra l'altro c'è anche il mio cagnolino qua che gira. Eccolo. Con professionale ed cioè, andiamo ad aprire. Bello il Death Note, hai ragione. Cioè, non ti posso dar torto su questo. Bellissima sta roba, guardate. Anzi, faccio ben sentire questo rumore. Comunque, ecco qua la nostra steelbook. Allora, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Adesso è veramente finito. Oh, sì. Oh, no, 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 no. Tobia, non adesso, per favore. Bene, passiamo in realtà di genere. Per chi sa sa e chi non sa, sa lo stesso. Eccola qua. La nostra fantastica steelbook. È molto bella. Cioè, ne vale quei 10 euro in più? Sì, tranquillamente. È fatta davvero bene. Anche qui c'ha fatta veramente bene questa steelbook. Leggerina, chiaramente, probabilmente dentro sarà vuota. Poi c'è il mio sudore, il mio vapore acqueo. Eccola qua. Chiaramente noi abbiamo il team Uva. Team Grapes, non ne ho idea. E apriamo. E dentro è un chiaramente cofanetto vuoto. Niente più niente meno, però è davvero veramente molto bello, ragazzi. Cioè, questa steelbook è davvero tanta roba. Wow. Proprio i dettagli che si creano. È leggermente strisciata qua. Beh, vabbè, pace, amore. Non mi fisso sui dettagli. Se sono belli, chiaramente sì. Guardiamo il dietro è veramente bello. Cioè, dietro farei la mia macchina di tutto questo colore. È bellissimo. Bello, bell'acquisto questa steelbook. Comunque, nonostante tutto, non pensavo di riuscire a prenderla. Perché la steelbook, c'erano diversi bundle. C'era tipo la steelbook classica, quindi gioco più steelbook e basta, che veniva sui 62 euro, che era completamente finito, introvabile. Poi guardo lì a guardare, inizio a guardare, vedo gioco più steelbook più borraccia più cosa 70 euro. E dico, boh, vabbè, è da un botto che non prendo un gioco al day one. E questa volta magari me la posso prendere davvero tanto nel culo, ma insomma, chi siamo noi per giudicare? Allora.
Io direi di passare alla creme, che in realtà la creme era la steelbook, però chiaramente apriamo anche questo gioco per vedere dentro se c'è qualcosa, ma solitamente abbiamo a malapena il gioco, a volte neanche quello. Quindi apriamo qua. La linguetta. Oh. Eccola qua. Chiaramente è uguale, identica alla steelbook, tranne il dietro. E niente, va. Anzi, facciamo un bel confronto. Mi pare che sulla steelbook sia anche leggermente più ingrandito il Pokémon. I colori chiaramente sono fatti molto meglio sulla steelbook rispetto alla confezione. Chiaramente c'è anche da dire che sulla steelbook e su carta e su ferro, su alluminio, penso che sia alluminio, e la colorazione chiaramente è sicuramente diversa. Certe sfumature sono anche più difficili da fare, però insomma comunque sono fatte bene. E niente, apprezzato molto di più l'artwork della steelbook, più dettagliato, chiaramente quei 10 euro per la steelbook. E apriamo il nostro gioco. Bello, non me lo aspettavo, ma bello. Abbiamo gli appunti del ricercatore, che funzionalmente, da quello che ho capito, perché non ho seguito così tanto bene le vicende narrate da questo, cioè non ho visto molto i trailer o altro, mi sono molto informato, però da quello che ho capito veniva annunciato tramite le ricerche, insomma il ricercatore che deve andare a fondo delle vicende. E secondo me sì, per me sì, questo dentro gioco è molto bello. Poi abbiamo un Pikachu francese. Perché francese? Perché questo gioco viene dalla Francia. Recevez un Pikachu special, un bonus d'ancien anticipé. Vabbè, abbiamo questo Pikachu speciale che è... Oh mio Dio, Tobia, fermo! Ma basta. Dopo ti mando fuori. Niente. E niente, abbiamo questo Pikachu speciale da riscattare, penso, prima del... Cos'è? Martì? Del 28 febbraio 2023. Del martedì 28 febbraio, penso che sia così. Vabbè, non mi ricordo molto il francese. Sta di fatto che tiriamo fuori. E allora cos'è sta roba? Broadway. Ah, ma non è solo francese, è anche italiano. Ottieni un Pikachu speciale come bonus per l'acquisto di una certa data. Questo Pikachu ha due caratteristiche uniche: conosce la mossa volo, scusami. Ed era tipo volante. Elettrovolante. Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Vabbè, tramite martedì 28 febbraio, di avere la connessione di internet, bla bla bla, switch online, ok. Pokémon a più non posso su Nintendo Switch: Arceus, Diamante, Unite, Snap, Remix, TV Pokémon, Mystery Dungeon, Pokémon Quest, Let's Go e Pokken Tournament, Spada e Scudo e Home. E cos'è che è? Visita Pokémon.it oggi. Scopri. No, cos'è sta roba qua? Bah, vabbè, insomma. Cose che non mi interessano particolarmente, quindi ok. E poi qua possiamo intanto ammirare l'intera cover interna e il gioco per Switch, uguale a qualsiasi altro gioco Switch, e basta. E niente, ora direi che è il momento di chiudere la live, perché non ho assolutamente tempo per provare il gioco. Disconnect. Non ho tempo per provare.
Ok, non ho tempo per provare il gioco, però direi che vediamo qua. Mettiamo l'ultima canzone. A poche medley, mettiamo la prima. E basta. Ok. A parte il mio cane che sta iniziando un po' a sclerare male. Io direi che niente, era una live prettamente unboxing e ce la faccio, però esattamente così, per non vedere un cane continuare a volare. Chiaramente microfono e lampada brevettato lo trovate sul mio sito internet a 28,99 euro, ma scusami, ah, ecco perché c'è. E niente. E non so se non porterò Pokémon Violetto totalmente in live, farò delle live sporadiche, soprattutto perché non ho un'attrezzatura adatta a utilizzare, cioè a registrare Pokémon. Ho un registratore esterno che è Elgato Game Capture HD, si parla di H di anni fa, 2014-2013, tant'è che è un bel problema perché si hanno diverse difficoltà a fare qualsiasi cosa. Però dai, qualcosa porto. E intanto volevo fare questo video unboxing, barra live, che è sempre figo, sempre figo. Grazie per avermi seguito e ci vediamo con l'utilizzo di questi 70 euro, vediamo che sia proficuo questo Open Worlds. E ciao a tutti ragazzi.